Ciao dal mio Pilates, eccoci qua. Vi propongo anche oggi esercizi con il pelvic clock. Con il video della settimana scorsa vi ho presentato gli esercizi di mobilità articolare. Con il video di oggi, probabilmente magari qualcuno dei prossimi, ancora esercizi di core stability. Quindi questo piccolo e geniale attrezzino permette due macro gruppi di esercizi: mobilità articolare, vedi il video precedente, e core stability, stabilizzazione, allenare quei muscoli che aiutano, in particolare in questo caso la colonna vertebrale, a rimanere più, diciamo, compatta, a muoversi fisiologicamente meglio, a essere proprio più protetta anche in tutti i movimenti che esegue. E solamente con, diciamo, esercizi di destabilizzazione, dove la risposta deve essere rapida, possiamo intercettare questi muscoletti. Quindi farò più di un video su questo argomento, nel senso che altrimenti diventerebbe troppo lungo e non riesco a, diciamo, a caricarlo. Quindi partiamo dalle basi, dagli esercizi più semplici, e utilizzeremo appunto il pelvic clock. Se non avete ancora acquistato questo geniale attrezzino, vi potete un po' arrangiare, se ce l'avete, con un riccio proprio cettivo, utilizzandolo rovescio, diciamo. Se non avete nemmeno questo, una pallina sgonfia può essere, diciamo, utile, oppure, mal che vada, un asciugamano ripiegato. Però a questo punto, insomma, provate senza, e comunque un po' di stimolo a livello di core e di core stability sicuramente avviene. Comunque, consiglio vivamente questo piccolo attrezzo. Bene, adesso provo a inquadrare il pavimento, perché ci mettiamo. Ecco, una cosa importante: per questi esercizi vi consiglio di stare sdraiati a terra, sul pavimento, su una superficie dove potete scivolare. Ok? Forse anche l'altra volta vi ho dato questa stessa indicazione. Allora, ci mettiamo vediamo. Ci sdraiamo tenendo le gambe leggermente separate, le ginocchia flesse. Posizioniamo il pelvic clock in questo modo, ore 12 in su, ore 6 in giù verso il coccige. Eccoci qua. Allora, ovviamente non si riesce molto a vedere, la sensazione che dovete avere è di avere il bacino sostenuto e diciamo, deve abbracciare semplicemente l'osso sacro. Il piccolo dischetto non deve, diciamo, non deve andare a coprire l'area lombare, ok? Ora, negli esercizi di mobilità che abbiamo visto la settimana scorsa, vi ricordate questi esercizi così, il disco si muove e ovviamente, okay, segue i movimenti e in parte li guida. Adesso, quello che dovete pensare quando ci esercitiamo nell'ambito del core stability è invece il contrario. Dovete sforzarvi, qualunque sia la proposta di esercizio, di tenere il dischetto fermo. Quindi immaginate il piano che rimanga sempre orizzontale, ok? Quindi iniziamo. Innanzitutto piazzate bene la testa, allineate bene la colonna, partiamo con le braccia a terra, potete tenere i palmi in giù e le braccia leggermente separate. Adesso io le tengo qua così potete vedere meglio i movimenti, altrimenti li potete tenere anche lungo i fianchi. Poi vedremo ovviamente le varianti anche con le braccia. Allora, cominciate, se magari rivedete un attimino l'altro video e fate se siete proprio a freddo, insomma, riscaldatevi con qualche movimento di mobilità, come abbiamo visto, ripeto, la settimana scorsa, e poi continuiamo. Ora, tenete le gambe appunto flesse, separate quanto le anche, e cominciate semplicemente a fare l'esercizio di separare le ginocchia e ritorno. Lo fate almeno una decina di volte, ok? In tutto, mentre eseguite questo esercizio, quello che dovete fare, e continuerò a dirvelo perché sapete che sono bombardo sempre con gli stessi messaggi perché devono proprio didatticamente arrivare, è: tenete fermo il dischetto
pensate di schiacciarlo giù e tenete ferme il più possibile appoggiate la gabbia toracica, perché il movimento in sé, adesso esagero l'errore, è quello di inarcare e perdere la connessione. Invece qui le ultime costole piantate proprio e schiacciate bene il dischetto a terra. In tutto ciò ricordatevi di respirare profondamente, perché a volte per una questione di concentrazione si rimane un attimino rigidi e in apnea. Invece gli unici punti forti sono costole e appoggio del sacro. Il resto cercate di stare rilassati, ok? O perlomeno non irrigiditevi, ok? Ora cominciamo a fare un qualcosa di asimmetrico. Questo era un inizio molto semplice, dove già potete sentire comunque il dischetto che potrebbe sbilanciarsi. In che caso si sbilancia? Nel caso in cui non sia perfettamente simmetrico il movimento degli arti inferiori, ok? Per cui già qui, se non riuscite qui, vuol dire che probabilmente avete movimenti veramente diversi tra gamba destra e sinistra. Ora teniamo ferma la gamba destra, ben piantata ferma lì, e apriamo solo la sinistra. Allora, cosa succede? Che appena apro, se non ci penso, cado ovviamente, ma nel senso cado verso il pavimento, non succede niente di grave, però usate per iniziare questo suggerimento. Allontano la gamba sinistra in fuori e cerco di raggiungere il mio limite, vale a dire apro fin tanto che riesco a tenere il dischetto sull'orizzontale e ritorno. Anche di questo ve ne potete fare una decina. Ok? Quindi si riesce ad aprire di 30-40 gradi, non tanto di più. Mentre aprite, a cosa dovete pensare? Giù le costole e con l'anca destra schiacciare giù per evitare che il dischetto si muova. Ok? Ne faccio 10 con la gamba sinistra e 10 con la gamba destra. Ovviamente con la gamba apro in fuori il ginocchio destro, schiaccio costantemente giù le costole, ma quando dico schiaccio le costole non dovete arricciare il collo. Se sentite che siete così con le spalle, mettetevi un cuscino, sollevatevi un attimino o provate a correggervi, ok? Quindi 10 anche di questi. Quando uso la gamba destra, la vera attenzione va all'anca sinistra e all'appoggio del centro della schiena, ok? Ora proviamo gli stessi esercizi con le braccia che puntano al soffitto. Quindi i primi 10 saranno con entrambe le gambe che si separano e si chiudono, ok? Apro e chiudo, semplicemente sollevando le braccia vi accorgete che togliete quell'apporto, anche se minimo, di equilibrio che possono dare le braccia posizionate a terra, ok? Allungate bene il collo, continuate a tenere in mente i focus, appoggio del centro della schiena e schiaccio il sacro in modo tale che sia fermo il dischetto. Benissimo, attenzione adesso, prova a tenere ferma la destra e aprire la sinistra. Qui capite quanto le braccia prima in realtà aiutassero. Quindi apro 2 e ritorno. Vi faccio notare che quando si fa questo si tende ad appoggiarsi sul lato esterno del piede. Vi ho beccato, eh? Quindi cercate di non trasferire il peso sul lato, diciamo, del piede sinistro in questo caso, ma di fare sempre focus su spingo giù la gabbia toracica, collo allungato e anca destra che preme verso il basso, ok? Siamo a 8, mi pare, parlando ho perso un po' col conto, 9, torno, 10, dall'altra parte. Apro in fuori il ginocchio destro, ma penso in realtà a tenere giù l'anca sinistra. Apro 2, torno, apro 3. È normale sentirsi un po' come il budino, nel senso che ci si muove, perché è un po' l'obiettivo di quando si eseguono esercizi di core stability. Ovviamente questi sono molto semplici, sono le basi, d'accordo? Ancora qualcuno, apro ancora 3 volte,
potreste sentire un po' di affaticamento vicino all'area inguinale. Infatti il prossimo esercizio andrai ad estendere l'anca, così compensiamo un pochino. Torniamo con le braccia giù e torniamo a lavorare con la gamba sinistra. In questo caso lavoreremo allungando la gamba in avanti, scivolando con il tallone lungo il pavimento. Per questo ci serve una superficie sulla quale scivolare. Allora, spieghiamo i dettagli dell'esercizio. Alzo la punta del piede sinistro e lascio bene il tallone giù. Inspiro, nel fuori l'aria stendo la gamba. Allora, se faccio questo esercizio senza la consapevolezza del corpo e dell'esercizio stesso, vi faccio vedere l'errore. Si tende a fare questo, lo potenzio ovviamente, si inarca e il dischetto si va a rovesciare in avanti. Quindi l'esercizio consiste, mentre faccio scivolare il tallone, ancora di più schiaccio le costole giù e evito di spostare. Vedete che il criterio comunque è sempre lo stesso, qualunque sia, come vi dicevo, la destabilizzazione che procuro. In questo caso il movimento del lato sinistro è occasione per provocare una destabilizzazione, ma devo essere pronta, diciamo pronto mentalmente, a sentire le ossa che devono in realtà rimanere ferme. Quindi, bene il bacino, curate l'allineamento delle anche, perché potrebbe essere anche che allungandosi in avanti si faccia una rotazione. Invece allineate le anche, allineata la colonna, mentre scivolo in avanti con il tallone, considero di dover attivare, di dover schiacciare giù bene il centro della schiena e di tenere fermo il dischetto. Lo facciamo 10 volte dall'altra parte. Inspiro prima, fuori l'aria, scivolo in avanti, 1, inspiro, torno, fuori l'aria, 2, e ritorno in. Può essere utile anche appoggiare le mani un attimino sulle ali iliache, perché potreste sentire dei movimenti che magari senza questo feedback non percepite. Ok? E ritorno, forza, allungo in avanti, 5, e ritorno, allungo in avanti, 6, continuo a schiacciare giù il centro della schiena, benissimo. Vi dico ovviamente, se sentite fastidio, si attivano dolori, solite precauzioni, sospendete e cercate di indagare sul perché avete mal di schiena, perché si tratta comunque di esercizi veramente molto molto semplici e sicuri. Benissimo, ora proviamo gli stessi esercizi con le braccia in alto. Quindi andiamo a togliere l'apporto di equilibrio, quindi ritorno sulla gamba sinistra, l'apporto di equilibrio dato dall'appoggio delle braccia a terra. Potreste accorgervi, se fate bene attenzione, sto muovendo la gamba sinistra, il costato destro tende un po' a staccarsi, quindi cosa farò? Schiaccerò ancora più giù il costato destro. In tutto ciò cercate di respirare profondamente, di ossigenare bene il corpo e di non creare rigidità. 8, penso siano 8 ormai, 9 e 10. Dall'altra parte, alza la punta del piede destro, fai già focus sul fatto che con buona probabilità si alzerà più facilmente il costato sinistro, quindi lo ancoro con ancora più intensità. Fuori l'aria, allungo in avanti, 3, inspiro, ritorno, fuori l'aria, 4, e ritorno, fuori l'aria, 5, fate se volete, vi ricordate ogni tanto, andate a controllare le ali iliache appoggiando semplicemente i polpastrelli, 8, 9, 10, benissimo. Torno con le braccia giù e andiamo a vedere un terzo esercizio. Se sentite il bisogno di muovervi un po', sciogliete un attimino, poi riprendete bene l'allineamento. Braccia io le tengo fuori, potete tenerle anche più vicino al corpo. Torno a lavorare con la gamba sinistra. Torno a fare l'esercizio di prima, l'ultimo che abbiamo fatto, e da lì lo progrediamo. Una volta stesa la gamba in avanti, extra ruoto dall'anca l'intera gamba.
Questo semplice movimento vi farà precipitare verso sinistra, ma voi ormai siete scaltri sull'argomento e quindi schiaccerete giù l'anca opposta. Fate scivolare la gamba, la fate rientrare con il ginocchio in fuori e ritorno con la gamba sinistra parallela alla destra. Quindi scivolo in avanti, extra ruoto per capirsi, giro bene la punta del piede in fuori, chiaramente non è solo il piede ma è l'anca, e in questa rotazione devo ancora di più schiacciare giù l'anca opposta, ancora con più attenzione richiamare la gamba con tutta la gamba fuori, per cui il peso spostandosi in fuori genera chiaramente un'intensità maggiore per questo tipo di lavoro. Ne possiamo fare una decina anche qui. Questo movimento diventa già più articolato, quindi diciamo che dovete essere pronti, allungo in avanti, costole giù, extra ruoto, devo pensare ancora di più al lato opposto perché è quello che tende a staccarsi, ok? Come respirazione potete fare ancora fuori l'aria in avanti, extra ruoto, ritorno. Ne facciamo ancora due. Ultimissimo e poi dall'altra parte, quindi uso la gamba destra, fissa la posizione, scivolo in avanti col tallone, giro la punta del piede destro in fuori, chiaramente è l'anca destra che straruota e quindi schiaccio più giù l'anca sinistra, ovviamente è tutto speculare rispetto a prima, allungo in avanti, potreste attenzione sentire, voi continuate, date fluidità al movimento, potreste sentire molta differenza fra un lato e l'altro, perché non è detto che, diciamo, anche solo per esempio avere una lieve scoliosi fa percepire il movimento, cioè una sensazione veramente diversa fra utilizzo della gamba destra e utilizzo della gamba sinistra. In avanti e ritorno, dovremmo essere a 6, continuate a schiacciare giù centro della schiena, in particolare il costato sinistro, adesso che sto usando la gamba destra, e l'anca sinistra giù. Bene, braccia in alto, quindi da qui, scivolo, extra ruoto, recupero, scivolo, extra ruoto, recupero, scivolo, extra ruoto, recupero, scivolo, extra ruoto, ovviamente quando stacchiamo le braccia, quasi inutile dirlo, sentite l'esercizio più intenso e sentite che vi destabilizzate assolutamente di più. L'altra gamba, avanti, 1, extra ruoto, recupero, 2, extra ruoto, recupero, 3, extra ruoto, recupero, 4, benissimo, continuo. E secondo me più si fanno questi esercizi, all'inizio sembra, siccome non sono particolarmente intensi a livello di forza muscolare, non sentite, però più andate avanti, sia di livello, sia di ripetizione in ripetizione, potete già sentire un coinvolgimento diverso. Spesso e volentieri, questo mi dicono le mie allieve, si sentono proprio lavorare l'addome più profondo e diciamo più basso, che è un po' quello più difficile ovviamente da intercettare, l'area del ventre, anche per avere un ventre piatto, attenzione che è importante avere gli addominali più profondi, gli stabilizzatori che aiutano a mantenere una postura corretta. Bene, direi che a 10 ci siamo arrivati. Adesso per esigenze di tempo mi fermo, però può essere utile per esempio fare, vi do solo il suggerimento, lascio a voi, fare il reverse, quindi apro in fuori, stendo, metto la gamba in parallelo e ritorno. Ok, questo è un suggerimento in più. Potete terminare sciogliendo leggermente la colonna o facendo delle circonduzioni da una parte e dall'altra, dopodiché tolgo il pelvic lock da sotto il bacino, resto un attimino in ascolto della schiena e di solito il risultato è molto piacevole perché si sente una schiena ben riscaldata, più sciolta,
E al tempo stesso, nel momento in cui vi mettete in piedi, sentite che siete, dove, eccoci qua, siete più sostenuti, perché è proprio l'effetto degli esercizi di stabilizzazione. Bene, da mio Pilates è tutto per oggi, e con i prossimi, questo dura sui 20 minuti, quindi è meglio che mi fermo qui, così magari i prossimi li facciamo con uno step, diciamo, successivo. Buon allenamento a tutti e al prossimo video. Cliccate pure, condividete, mettete pure mi piace, iscrivetevi se non vi siete iscritti, lasciatemi un commento oppure se desiderate avere, se avete domande, volete chiedere, io il più possibile cerco, di rispondere a tutti. Vi ringrazio ancora, un bacio, ciao!